Buongiorno, sono in macchina, fa caldissimo, sono le 10, ci sono già 27 gradi. Dietro vedete le spiaggine per il mare perché siamo stati in ferie e quindi siamo andati al mare. Infatti mi sono anche un po' abbronzata, cosa proprio rarissima. Non so se avete visto su Instagram, so che magari alcuni di voi ancora non mi seguono, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram. Non ho il computer, ho il computer rotto. Di conseguenza sto avendo seri problemi a editare dei video. Tra l'altro fa caldissimo, lo sapete, io l'estate mi prendo un po' una pausa perché non riesco proprio a editare i video con questo caldo, perché non avendo aria condizionata e nulla, soffro un po' il caldo a casa. E tra l'altro sono stata impegnata un mese per fare un corso per un lavoro che se tutto va bene video, quindi mi ha impegnato veramente tantissimo tempo. E quindi niente, oggi vi porto un po' con me, spero che vi piaccia. Questo magari sarà un video più veloce, quindi riesco a editarlo anche in maniera più veloce. Come vedete non sono né truccata né niente perché fa troppo caldo, quindi mi metto la cintura e andiamo a fare le unghie perché domani ho un matrimonio e quindi diciamo che sono da rifare perché fanno diciamo schifino perché è passato un po' di tempo, tipo un mesetto. Quindi andiamo a rifare le unghie e poi vi porto in giro con me nelle varie compere che devo fare, spero. Altrimenti poi ci vediamo dopo a casa per cucinare. Unghie fatte, non so se si vedono bene. Qua hanno anche i brillantini. Vabbè, se in caso ve le faccio vedere meglio dall'altra parte della fotocamera. E sono andata da mia madre, mi sono presa il caffè. Adesso faccio altri giri che devo comprare altre cose. Tra l'altro, mi hanno appena chiamata e lunedì inizio a lavorare. Yeah! Quindi questo video mi ha portato molto bene e quindi sarà un po' un casino perché inizierò a fare dei turni strani e poi insomma se va bene ve ne parlerò nei prossimi video. Allora, zucchine pronte, ho messo anche un po' di origano e il pan grattato, anche se non vedo poco, e poi petto di pollo. Allora, sto provando a fare il plum cake perché parecchi di voi mi hanno chiesto sotto i commenti con altre ricette, perché quello che ho fatto fino adesso l'ho fatto praticamente a livello di... Sì, vabbè, fuori piove, però siamo già in fine estate, non guardate le melanzane che non c'entrano nulla, l'ho fatto sempre con la frutta e quindi di conseguenza volevo provare a fare un plum cake senza frutta per vedere se in realtà è la macchina che non cuoce bene o se è il problema che c'era la frutta e quindi rimaneva sempre un po' umido l'impasto. Quindi serve 300 g di farina, 125 g di yogurt, 125 g di olio di semi, 125 g di zucchero che io non avevo del tutto bianco e l'ho fatto, ho messo anche un po' di canna, speriamo che mi esce bene. Una bustina di lievito per dolci e tre uova. In realtà io ne ho solo due, speriamo che vada tutto bene. Quindi adesso procediamo a mettere tutto nella macchina del pane e vediamo che succede.
Sembra che sia venuto bene, anche se mi sa che forse l'ho cotto un po' troppo perché ho fatto la crosta, quella, questa qui, quella, questa. Non vorrei si fosse seccato un pochino troppo dentro. Comunque è bello cotto perché ho fatto anche la prova dello stecchino. Come vedete, sullo stecchino non c'è nulla. Allora, ecco qui come è uscito il prune cake. È abbastanza buono, anche se in realtà è uscito un pochino secco perché forse l'ho cotto troppo. Comunque, il risultato è buono rispetto a come esce quando metto pezzetti di frutta che esce meno cotto. Questo lo preferisco molto di più. Io vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video e che vi abbia tenuto un po' di compagnia. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!